Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash run guidata di Wukong. Oggi iniziamo e completiamo la quest del facocero, andiamo in un posto segreto, però prima di iniziare ci servono due cose. Innanzitutto ci serve il loto di Giada, che è una delle erbe che sicuramente avete nell'inventario. Nel caso non la doveste avere, la potete comprare qui nel negozio, loto di Giada. Ma compriamo pure questi due cose, il nucleo mentale, che sono buoni. Ok. Altre cose che ci servono per la quest, ci serve, come si chiama? Pietra della sobrietà, l'abbiamo presa nella puntata precedente, potete prenderla o come abbiamo fatto noi nella puntata precedente, oppure potete andare dal vendor di pietra e la vende per 6.000 volontà, 6.000 lune. Questi sono i due prerequisiti. Andiamo avanti, speriamo che non c'è quello con lo scudo, come il mostro qua non ci sta. Ah, perché l'abbiamo fatto... Non ci siamo riposati a falò. Meglio così. Questo lo diamo. Questo qua lo dobbiamo dare ogni volta. Soprattutto dopo, ragazzi, perché... Se no, questo qua ci viene appresso. Non lo so come mai. Andiamo a parlare con il facocero. Facocero. Quello di Hakuna Matata. Che sta ubriaco. Lui ce l'aveva chiesta, la pietra della sobrietà. Lui ci aveva chiesto qualcosa che lo facesse ritornare sobrio. Tra l'altro c'ho pure i mutandoni. Enough with the chit chat. My belly is growling. Mo c'ha fame. Si vedono i mutandoni così. I must quench this rumbling in my belly first. Temple of Crouching Tiger. Perché c'hai i peli che ci escono da sotto il mutandone? Feast first, then the toil. Ok. Brings no spoils. You should eat more, skinny. Off we go. Dobbiamo andare verso il tempio della tigre acquattata. Vediamo se ci dice qualche altra cosa. Temple of Crouching. Ok. Ragazzi, adesso facciamo una cosa. Ci teletrasportiamo. Se non sapete come si fa a fare il teletrasporto, sta proprio all'inizio della puntata 2, c'è la playlist giù in descrizione, assieme ai capitoli e la lista degli oggetti importanti con i timestamps. Li trovate in tutte le puntate. Perché ci sono un po' di voi che mi avete chiesto come si fa a fare, come faccio a fare il teletrasporto. Là lo spiego proprio bene. Perfetto. Primo passo. Oggi ci dobbiamo teletrasportare un sacco di volte. Dobbiamo andare, abbiamo detto, al tempio della tigre acquattata, ingresso del tempio. E la prima richiesta ci chiede il fiore di loto. Che poi tra l'altro ce lo potevano dare un nome. In realtà ce l'ha un nome, però è un nome strano. Però oggi lo scopriamo pure come si chiama. Fino adesso come l'abbiamo chiamato? Facocero l'abbiamo chiamato. Perfetto. Ma qua chissà perché ci stanno tutti questi pezzi di... Forse se li ha mangiati lui. Non lo so, però questi sono pure i vermi, vedete? Forse i vermi non ci piacciono, forse i vermi li offrono a queste divinità. Comunque, prendiamo con lui. This putrid rat meat is insufferable. Help me score a tasty treat, will you? Drive me mad. I've been craving a taste of that juicy. Vuole il loto di Giada. Can you find me some in this barren land? Consegniamo. I wouldn't mind some meatless meals from time to time. I have stumbled upon some interesting leads. The realm of gold does hold a connection to this desolate land. I hear the realm of gold is where the sun sets. There, they held rats above all others. And somehow, before we knew it, the realm was gone. Quite odd, that is. I just tried those rat guise. They taste like men flesh. Its people are not yet extinct. I suspect the yellow wind guai had a role in their downfall. Our senior brother gave me a piece of gold. I'll need it here when the time's right, he said. It's the right time now. I'm taking it to the right place to give it a try. I just tried those rat guise. Okay.
ci sono sempre le stesse cose. Allora, ragazzi, adesso teoricamente dovremmo andare a fare un'altra cosa. Vi lascio andate al capitolo successivo se non volete vedere questo passaggio, perché in questo passaggio facciamo una cosa, ritorniamo dove l'abbiamo incontrato la prima volta, perché ci darà un'altra linea di dialogo alla Piana delle Pietre. Così vediamo un secondo che cosa è successo. Almeno si capisce un po' di più la storia, che non è che si capisce proprio tanto, tanto, tanto. Avanti, oggi ci sono, cioè, in uno scontro prendiamo un oggetto veramente buono e poi ci sarà un altro scontro che finora credo che è lo scontro più spettacolare che abbiamo visto finora. Sta arrivando già quell'altro. Questo qua non ci dovrebbe inseguire fino alla fine dei nostri giorni, spero. Vediamo un secondo. Credo che non ci viene qua. Quell'altro sì, sicuro. Oppure forse ci viene pure. Ah, si è fermato, si è fermato. Ok, troviamo il fagotto. Pure questo tempo è bello. Che dici tu? I shall refrain from imbibing once more. Si è imbrigato un'altra volta. E ha perso il pegno d'oro. Ok, dici sempre le stesse cose. Ragazzi, un'altra cosa importante, abbiamo detto, bisogna prendere tutte le liquirizie perché dobbiamo prendere. Questa pure è una liquirizia. Vi potrebbe dare il coso della capra che dopo vediamo. Riteletrasportiamoci. Dopo vi faccio vedere una liquirizia che quasi sicuramente ve la dà. Teoricamente, se già l'avete presa, non ve la dà un'altra volta. Vediamo anche come si chiama un secondo. Dove sta? Prepara. Si chiama esattamente teschio di capra. Noi già ce l'ha data perché è a caso. Però c'è un pezzo di liquirizia che l'ho provato tante volte e me l'ha dato se sempre, credo. Non c'è stata una volta in cui non me l'ha data. Adesso dobbiamo andare alla Valle della Disperazione. Qui c'è questo boss che andiamo a affrontare. Si può affrontare in due modi diversi, anzi, si può. Come si dice? Evocare in due modi diversi. Quando avete fatto lo smilzo e il doppio, se avete fatto prima il doppio, appena arrivate lì si attiva il boss. Se avete fatto prima lo smilzo, il doppio vi droppa un pezzo di carne che adesso utilizziamo per evocare il boss. Quei due non ci inseguono. Però ricordate che se avete fatto prima il doppio non vi ha dato lo spirito che poi dopo vi serve per il platino. Andiamo esattamente qui. Questo boss è abbastanza semplice. Dovevamo mettere i talenti, vabbè. Le abilità, poi le mettiamo. Primo principe delle onde sabbiose. Qua, primo principe. Diamolo. Poi ci trasformiamo. Ci siamo trasformati. Attenzione ai colpi di coda. Dovremmo caricare molto velocemente l'abilità. Uno. Non so se riusciamo a caricare un'altra volta, forse no. L'abbiamo cannata là. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. L'abbiamo fatta. Perfetto. Questo colpo qua. Dobbiamo curare. Colpo di coda. Ci siamo incastrati. Allora, curiamoci. Oh, questa cosa non l'avevamo mai fatta dallo stuttering.
Tecnicamente questa è la prima volta, credo, che ha dato fastidio. Vabbè, paralisi. È morto, ragazzi. Allora, ragazzi, vedete questo pezzo d'oro di Aratti, il pezzo d'oro che ha perso il Fococero. Vedete questo muro gigantesco? Qui, se date una testata con un testone, lo aprite e trovate un passaggio segreto. Oppure, se lo fate sfondare dal mostro, è la stessa cosa. Noi non lo apriamo adesso, perché lo mettiamo tutto in una puntata, dove poi andremo a scovare tutti quanti i segreti. E mettiamo tutti quanti in un episodio. Detto tutto ciò, ci dobbiamo riteletrasportare e dobbiamo tornare dal Fococero. Però mettiamo pure l'abilità, perché poi incominciano ad esserci... Vabbè, mettiamo l'abilità, perché ce ne sono un paio che sono veramente buone. Vediamo innanzitutto, sì. Ci sono queste due che sono buone, forza distruttiva. Quante ce ne abbiamo? Due? Ogni livello di talento aumenta leggermente i danni inflitti dagli attacchi di pesanti caricati. Aspetta un secondo, questa qua l'abbiamo presa. Ripristina la mana, no, ripristiniamo la mana quando spezziamo la paralisi, così sostanzialmente adesso la paralisi costa di meno, perché ci ridà un poco di mana. Ok, però il prossimo è quello che abbiamo detto, dobbiamo aumentare un attimo i danni. Dove dobbiamo andare adesso? Dobbiamo andare esattamente alla piana delle pietre, perché abbiamo preso il pezzo d'oro e lo dobbiamo riportare al Fococero. Questa volta il Fococero è aggressivo, quindi dobbiamo assolutamente fare il nemico che sta prima, perché sennò il Fococero più uno è un po' complicato da affrontare. Comunque, ragazzi, qua oramai siamo... credo che sono 3 o 4 giorni che stiamo giocando a questo gioco. La grafica è ancora non mi sono abituato al dettaglio di questa grafica, perché è veramente alto. Ovviamente è altissimo. Grazie. Facciamolo a questo, ragazzi. Curiamoci. Il Fococero non dovrebbe essere tanto difficile, però meglio andarci con i piedi di piombo. Quest'ora ci attacca e scopriamo anche il suo nome. Scudiero della veste gialla si chiama. Era meglio Fococero. Oh, perché non abbiamo paralizzato? Non so perché ogni tanto paralisi non funziona. Ok. Andiamo così. Ci trasformiamo. Colpo mortale. Vediamo se riusciamo a caricare un altro. E qua. Io sono buoni. Colpo di testone. Questo che gli abbiamo dato. Curiamoci. Come ci hanno fatto a prendere? What an excellent fight! The intensity! This is good. You and I should explore that realm together. Guardate quel portone socchiuso. Lui è perlomeno 3 volte a noi. Come ci ha fatto a passare e non ci usciamo mai? Non ci siamo usciti prima. Comunque, maschera grugno. Una scintilla. Credo che ci dava pure qualche altra cosa. Ritratti aggiornati. Ah, una cosa vi devo far vedere, ragazzi. Aspetta un secondo, forse ci dà anche qualche altra cosa. Andiamo un attimo nel diario. Nel diario abbiamo trovato tutti gli Hawaii inferiori a questo punto. Ci mancano 2 elite. Ci mancano un sacco di questi, perché ci sono un sacco di boss nascosti. E in più... dove stanno? Un secondo.
I luoghi di meditazione ne abbiamo 5 di 6. Oggi prendiamo l'ultimo. Anche i luoghi di meditazione, in ogni puntata ci abbiamo messo il capitolo. Si chiama proprio luoghi di meditazione. Entriamo. Men in our time do not see the ancient moon, but this moon hath shone on men of yore. Behold! Be it the realm of sunset or the realm of gold, it's but an echo of the past. Legends speak of an ancient, colossal beetle in these sands. Whilst deep in slumber, it lay hidden beneath the earth's embrace. When awakened, it would devour all souls that crossed its path. Its shell, harder than stone, defied the strikes of common arms. It struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms. But a yellow-furred rat sensed the immense power emanating from the insect. He halted the beetle's havoc and harnessed it for his own end. Overjoyed, the king named the rat Gwai, the royal sage, and built a shrine in his honor. The bound beetle was a perfect source of power, so the rat stayed. He seized the tongue monk using the new power, and battled with Sun Wukong upon the Yellow Wind Ridge. The Gwai's formidable wings veiled the vast expanse of the sky. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush Yellow Wind Ridge now lies a desolate wasteland. Adesso viene un boss che ci dà un pezzo molto buono e poi viene un boss veramente spettacolare. E i combattimenti non sono tanto difficili. Allora, fermiamoci al tempio, però, che recupera... Ah, già ci ha dato tutto. Incredibile. Prendiamo questo tempio, ragazzi, perché questo qui è un passo che... Dopo ci possiamo comunque accedere, credo. Passo del Varco di Sabbia. Però, guardate, questo è un posto segreto. Regno di Shahali. Un attimo, scintilla. Abbiamo detto che cosa dovevamo mettere. Dovevamo mettere questo qua. Esatto. Dopo mettiamo pure l'altro. Credo che ci sia un'altra scintilla. Adesso c'è un boss incredibile. Hold it! You traveler! Back to where you belong. Or meet your end here. I am the vanguard of the Yellow Wind King. I patrol this land by royal decree. Questa tigre è più bella di quell'altra. A scourge to the common folk. Our king seeks to subdue it. Commoners must not intrude. Okay. You scorn my words? I'll have you served to the king's dinner! Ok, questa parte è in quinta. Non mi fa mettere manco il lock, ragazzi. Però c'è poca vita. Pochissima vita. Testata, dove è andata? Ci trasformiamo. Andiamo.
Continuiamo con le combo. Vediamo ancora. È finito. Surprise strike. E qua. Oh, ma è un fedente. Such fierce staff work. You wield grand might. Brave soul, why not use this might to aid my king's good deed? Prima non dovevamo dare fastidio, mo vuole che l'aiutiamo. Ci dà il sigillo della tigre. Ragazzi, questo è una bestia, questo sigillo della tigre. Vediamo un secondo. Questo qui dà vigore massimo e questo qui dà vigore quando schiviamo. Però guardate il sigillo. Togliamo questo. Guardate il sigillo della tigre. Dopo aver messo a segno dei colpi con la combinazione attacco leggero, aumenta significativamente l'attacco. È un sacco, significativamente. Ce l'abbiamo la scintilla? Non ce l'abbiamo ancora. Ok, parliamo un attimo con questo, vediamo che dice. King comes from Mount Lingshan. His kind heart seeks to end the place's suffering. The Yao Guai's skills run deep, yet with your help, our chances will be doubled. No, 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 non è vero, quello ci manda a noi. Secondo me ci dice la stessa cosa. The king is just ahead. With my meager skills, I cannot join you. Please, go aid him quickly. Truth be known. Being a father of two little ones, my life is not mine to give. Tiene pure due piccoli bambini. The Yellowwing King is a noble disciple from Mount Lingshan. Questo è possibile che i due piccoli bambini sono le due altre tigri che troveremo. Una già l'abbiamo trovata. E ce ne sta ancora un'altra che. Ancora continua. Go and meet him. A good karma awaits you there. Però questo qui, a differenza dei Souls, dice delle frasi diverse per dire la stessa cosa. Secondo me l'ultima frase del discorso è... può essere diversa. Perfetto. Regno di Shahali. Allora ragazzi, facciamo una cosa, esprimiamo un po' l'aria. Qui ci sono un sacco di liquirizie e sicuramente dovreste riuscire a prendere il coso della capra. Però prendiamo prima questo. Così dopo ci teletrasportiamo pure. Perché qua il posto è gigantesco. E c'è anche l'ultimo luogo di meditazione, senza che ci riposiamo. Allora, ci dovrebbe essere. Dopo andiamo di là. Andiamo per di qua. Ci dovrebbero essere un po' di liquirizie qua sotto, cioè non un po', una ce ne sta. E queste sono tutte le liquirizie che vi potrebbero droppare il coso. Per due. Però a noi già ce l'ha droppata, probabilmente non ce la droppano, non ce ne droppano più. Poi dietro questa pietra ci dovrebbe essere una cassa. Nucleo mentale, perfetto, perfetto. Qua non c'è niente, però ci dovrebbe essere una liquirizia per la strada. Eccola qua. Tra l'altro ne dà due qua, qua ne dà di più. Secondo me è semplicemente la percentuale di drop qui è più alta. Se finite tutte le liquirizie, a parte che le liquirizie fanno il respawn, però se proprio non ne escono più, potete andare al capitolo 3. Fine del capitolo e poi tornate indietro e escono un'altra volta tutte quante le liquirizie. Perfetto. C'è anche un'altra cassa. Sta più avanti, credo. Sta qua dentro? Sta qua dentro. Ah.
Nodo del vuoto. Bestia del culmo dorato, su tutti i materiali. Allora, la liquirizia che molto probabilmente vi fa prendere la capra è quella che trovate qui. Questa. È altamente probabile. E infine prendiamo l'ultimo punto di meditazione di questo posto. Meditiamo. Così prendiamo un altro punto scintilla, così possiamo prendere... possiamo aumentare l'attacco. Perfetto. Avanzamento personale, quale avanzamento che dovevamo prendere? Questo. Ci possiamo anche teletrasportare. Possiamo anche teletrasportare? Teletrasportiamoci, ma così ci curiamo pure. Quando si medita ci curiamo automaticamente. Questa cosa qua non l'avevo capita. Adesso andiamo a parlare con il tizio che sta là sopra. Guardate anche quel Buddha in fondo. Quell'edificio. Tutti i dettagli di questa cosa sono veramente incredibili. You bested my vanguard. Then you do indeed have skills. That Yao Guai must have some vessel that counters me. Even my Samadhi wind can't hurt it. There is only one way to draw out this Yao Guai. I'll sound the drums and it'll come forth. If you are willing, I ask you to seize its vessel at the right time. Then the Yao Guai will be mine. Ragazzi, questo posto non è difficile, ma vediamo un attimo come farlo. Parliamo un attimo con questo. Forse è un super ratto, non lo so. At the western end of the world. Each day the sun sets and boils the sea. The boy. Credo che non c'è bisogno di parlare con questo. The people sound drums to counter the impact, but the drums draw this Yao Guai. The vessel this Yao Guai holds protects it from me. Your boldness in venturing here is clear. Aid me with this. It's right here, beneath us in the sands. Eccola. Together, we shall rid the people of this wretched Yao Guai. È uno scarafone enorme. Ragazzi, i punti deboli sono le due zampe. All'inizio non attaccate perché molto probabilmente vi mette di fianco o vi arriva dietro e quindi non potete continuare la combo. Ora scendiamo giù. Non conviene paralizzarlo subito, bisogna aspettarsi un attimo di posizionarsi nel modo, in modo appropriato, appropriato. Piano piano. Vedete? Quelli sono i due punti dove lo possiamo colpire. Tra l'altro lui se ne va sotto e tipicamente ci dovrebbe attaccare con un grande salto. Che ci ha preso?
E teoricamente non ci sarebbe dovuto prendere comunque. Paralizziamo e lo diamo. Andiamo pure con testone. Oh, quando fa quella massa non lo dobbiamo ridare, ragazzi. Trasformiamoci. Uno. Abbiamo mancato l'attacco potente. Adesso per qualche motivo abbiamo messo il lock su quest'altra zampa. Attacco potente. Non lo manchiamo. Dobbiamo portarlo più o meno a metà vita. Mettiamo il lock su quest'altra mano. Curiamoci, va. È lentissimo, ragazzi, è lentissimo. A un certo punto se ne va sottoterra. Quando se ne va sottoterra, dovrebbe essere abbastanza semplice. Basta che vi muovete, a un certo punto il gioco vi mette il lock automatico. Eccolo là. Andate di lato, correte di lato e non ci dovrebbero essere problemi. Teoricamente non ci doveva prendere. Comunque andiamo avanti. Bello pure l'effetto sabbia. Proviamo ad andare sempre di lato. Quando fa così invece però lo dobbiamo schivare. Ancora là. Un'altra volta. Non l'ho schivato. Dove è andato? Adesso. Che figata però. Ci saliamo sopra. E prendiamo il cimelio. Che è un'altra testa di Buddha. Mamma, quando è brutto però. Il tizio ci dà una mano, ma veramente ci dà una mano. Lo so, andiamo da quell'altra parte. Paralizziamolo. Boh, va. Quando fa così, andiamocene. Dove ci pensa il tizio. Torniamoci pure. Vieni qua. Guarda che è andato per il mare, ragazzi. Io lo so. L'ha fatto comunque. Ultimo colpo, ci volevi dare? Reiyao Guai Fuban è andato per il mare. Yeah.
Vedi, con i finishers è molto tutto più bello lo scontro. Folks' behalf, I thank you. Una figata. Tra l'altro, questo scontro qui ci dà anche un oggetto per poter fare più facilmente il boss finale del capitolo 2. Adesso lo vediamo. L'abbiamo preso il punto di meditazione. Domatore del vento, Cimelio, così come vuole il decreto del Buddha, sono qui per sottomettere i guai vento giallo. Corno per foraceno. Dove sta? È questo qui, ragazzi, domatore del vento. Questo qui ci serve avere un'abilità particolare che c'ha il boss di fine capitolo. All'attivazione aumenta notevolmente la riduzione dei danni per un breve periodo e conferisce immunità dai forti venti. Particolarmente efficace contro specifici nemici. Aumenta leggermente la riduzione dei danni. Questo qua, secondo me, in generale, è meglio di questo. A meno che il nemico non fa ustione. Mettiamo questo. Corno per foraceri. Tra le altre cose, vediamo se c'è qualche altra cosa. Il fagocero non si trova più per adesso. Il fatto delle liquirizie, ve l'ho detto. Siamo a posto, ragazzi. Abbiamo solamente un'ultima cosa. Andiamo un attimo. Ai sotterranei. Perché abbiamo preso un sacco di potenziamenti. Credo almeno un paio di potenziamenti. Allora. Facciamo una cosa, ci spostiamo un secondo e vediamo tutto da quell'altra parte. Dobbiamo andare al sotterraneo. Mettiamo anche un minimo di autopromozione, ragazzi, se vi va ad iscrivervi su Facebook, su Instagram e su Twitch. Annunciamo gli orari delle live e andiamo anche in live. Allora, adesso al tempio potete forgiare una nuova armatura, che è questa qui dell'insetto. Tra l'altro ci sono solamente tre pezzi, vedete? Non so come mai, forse perché uno ce l'ha dato. Bracciali e gambali. Funzionano bene una volta che abbiamo assunto le medicine. Infatti, vedete, conferisce una significativa concentrazione e poi aumenta discretamente la durata di tutti gli effetti delle medicine. Quindi quelle lì che aumentano la difesa, quelle che aumentano la salute, il colpo critico, eccetera eccetera eccetera. Forgiarmi ancora non ne possiamo fare di nuove. Tra l'altro, vedete, ragazzi, queste qui sono due serie di armi diverse. Secondo me non sono sicuro ancora di quello che sto dicendo, però quella lì di sopra c'ha l'albero che vedete, aspettate, qui a destra, questo, mentre questo qui c'ha un albero che va solamente così. Credo che lo scopriremo un po' più avanti. Parliamo un attimo con questo. May Lord Lao illuminate your path. Vediamo quante ne riusciamo a fare. Ce ne abbiamo 4. Ragazzi, io direi di prendere un mana e un vigore. Uncover the secrets of sky. Un mana e un vigore, eh. Seek from without. Quello sarebbe pure buono, perché più avanti incominciano a farci dei un sacco di cose elementari. L'esistenza della folgorazione pure sarebbe buono. E anche il vigore un poco, però facciamo così, 10 di vigore di massimo. From yin and yang, five elements. Così prima di recuperare lo dobbiamo prima finire.
Fatto. Perfetto. Ragazzi, il video finisce qui. Naturalmente, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play / Run Guidata di Wukong. Ciao! Naturalmente, se volete lasciare un commento, vi volete iscrivere, volete anche condividere il video, sentitevi anche liberi di farlo, senza alcun problema.